Allora, innanzitutto ci troviamo il Teatro Tof in compagnia di Alberto Oliva e della sua attrice Federica Sandrini. Sandrini. In scena c'è questa volta come l'hai chiamato tu, un classico, anche se Così però lo chiama. beh, 100 anni, Sì, no, hai ragione, è non ancora c'è giovane. È un rispetto, giovane classico, dai, ecco, mettiamola così. e che però è attuale. Sì. Tu poco fa hai fatto una bella presentazione di questo lavoro e io ti chiedo di Rifarla, farla le repliche, si perché... replica. No, no, allora, sono partito in realtà da una cosa molto importante che è successa quest'anno, cioè Signorina Else e io e Federica lo stiamo facendo praticamente, ci stiamo lavorando dal 2012, quando ci siamo conosciuti in occasione di un altro spettacolo che era il Ventaglio di Goldoni e poi avevamo voglia di fare un lavoro insieme. E allora Fede mi ha proposto Signorina Else e quindi sono 6 anni ormai che lavoriamo su questo testo che ha debuttato poi nel 2016 a Napoli, quindi questo spettacolo è già stato fatto, è già andato in scena a Napoli e allora mi ricordo che i temi che ci avevano colpito di più e su cui abbiamo deciso di lavorare sono soprattutto quelli dell'adolescenza, perché alla fine Else è una ragazza di 19 anni e noi siamo sulle altalene perché tutta la scenografia è fatta di altalene bianche, che sono la metafora che ho trovato per raccontare quello che secondo me era il tema di cui parla questo testo, cioè una ragazza sospesa tra la voglia di volare e la paura di cadere. Quindi quell'età in cui hai voglia di spiccare il volo, di realizzare i tuoi sogni e dall'altra parte però ti senti sull'orlo del precipizio. Rieschi, infatti poi in queste musiche di Else si sente la pallina che gira perché di fatto c'è il padre di Else che si è rovinato per debiti di gioco e l'adrenalina della pallina che gira al tavolo della roulette è esattamente quell'adrenalina che si prova quando si va sull'altalena e si potrebbe o volare o cadere, così come la roulette puoi vincere o perdere a seconda di dove si ferma la pallina e di quello che tu hai puntato. Ecco, questo mi sembrava che fosse il tema fondamentale di Signorina Else. Invece. Quest'anno, riprendendo lo spettacolo, che è rimasto tale quale, questo poi torno a dire il concetto dei classici, quest'anno risuona un'altra cosa, risuona il tema delle molestie. E cioè questa cosa voglio vederti nuda per 15 minuti e in cambio ti do i 30.000 fiorini che ti devo. E quindi proprio il porco, l'uomo anziano, maturo, che fa una proposta indecente a una ragazzina in cambio di denaro, in cambio di lavoro. Questo è il caso Weinstein, questo è il Me Too, questo è tutto quello che quest'anno si è scatenato su questo tema, che ha portato alla ribalta un tema che in realtà è universale, ce lo dimostra questo testo, ma ce lo dimostra il fatto che sono millenni che c'è questo problema. Adesso è diventato di moda e mi sono reso conto che rimettendo mano a questo spettacolo mi sembrava che Signorina Else parlasse solo di questo, cioè tutti gli altri temi sono come finiti in secondo piano e questa cosa mi ha colpito tantissimo perché è il mio spettacolo, il nostro spettacolo, ci abbiamo lavorato insieme, ci abbiamo riflettuto tanto, ma questo tema non risuonava così tanto come risuona adesso. E questa cosa non ci ha lasciato indifferenti, abbiamo scelto però di non cambiare nulla dello spettacolo proprio perché io sono fortemente convinto di mettere in scena i testi classici proprio quando sono attuali o anche quando non lo sono, perché tanto lo sono sempre, per un motivo o per l'altro, proprio perché la loro forza è quella di non essere direttamente implicati nell'attualità, nella nostra attualità, ma quella di poter dire quindi delle parole al di fuori di ogni sospetto di retorica. Non possono essere retorici, non possono essere abusati in questo momento in cui il tema va di moda, proprio perché non lo hanno scritto perché andava di moda, non lo hanno scritto in questo momento. E perciò riescono ad avere lo sguardo lucido della distanza, lo sguardo lucido del distacco. E allora abbiamo detto non cambiamo niente, perché tanto ci è balzato all'attenzione senza bisogno che cambiassimo nulla. E siamo cambiati noi, probabilmente è cambiato il pubblico che verrà a vederci rispetto a quello che ci è venuto a vedere 2 anni fa. E questo credo che sia bellissimo, cioè non dover cambiare niente e rendersi conto di come è cambiato il contesto che recepisce la tua proposta artistica, il tuo lavoro. E questo è molto bello e da questo sono nati anche una serie di approfondimenti e di incontri che stiamo facendo in queste sere qui in teatro, proprio per parlare anche con persone come le attrici che sono state con noi alla prima, e cioè Valeria Perdonò, Monica Faggiani e Cinzia Spanò, che invece hanno realizzato spettacoli direttamente legati al tema e che ci vanno proprio a fondo, ci vanno dritti e in alcuni casi vanno anche molto sul personale. Siediti tu Dell'entrare. adesso. Cambia la guardia. Quello Hai dell'altalena, vai, cambia della guardia. avuto delle difficoltà nell'interpretare questo ruolo in quanto donna? Ma
In quanto donna, non lo so, nel senso difficoltà, ovviamente come tutti i personaggi è una difficoltà, no? Entrarci dentro è sempre riuscire a, in qualche modo, a empatizzare, a essere sinceri in qualche modo, è sempre una difficoltà perché è un mettersi a nudo. Perché questo però, è un bel personaggio. È un bel personaggio, per una prova d'attrice. Però credo che tutti i personaggi chiedano questo. Sicuramente anche i registi. E anche i registi. Però sicuramente la cosa che posso dirti è che inizialmente avevamo, tra virgolette, paura di affrontare un testo che non era un testo teatrale, perché Signorina Else non è un testo teatrale. E la mia più grande sorpresa è stato scoprire che questo flusso di coscienza, secondo me, aiuta l'attrice a entrare dentro dentro quelle che sono le paure, dentro tutto il pensiero di esse, perché l'attore solitamente ha a che fare con il testo. Qui è come, e si interroga sempre su qual è il sottotesto, qui hai a che fare direttamente con il sottotesto, quindi sei già a un livello più profondo. Poi riguardo al fatto di essere donna, ahimè è un tema molto attuale, è un tema che riguarda le donne, questo della molestia, e è giusto quello che dice Alberto, cioè inizialmente ci eravamo focalizzati sul tema che era quello del gioco d'azzardo, che è un altro problema che in questo momento con la crisi ha rovinato migliaia, milioni di famiglie in Italia e nel mondo, perché ahimè le sale con le slot machine sono colme di persone che hanno rovinato la vita e i familiari, e quindi anche quello era un tema molto interessante. Quest'anno c'è parso proprio inevitabile, evidente, era come un altro fuoco, e la cosa meravigliosa dei classici è questa, è che cioè, qui ci sono dei temi che sono l'adolescenza, sono la famiglia, il gioco d'azzardo, la sessualità, la molestia, cioè ci sono tantissimi temi, volendo si potrebbero fare 8 spettacoli, 10 spettacoli, e la cosa bella secondo me è fare uno spettacolo che possa raccontarli tutti, come credo sia il nostro allestimento, cioè giustamente come dice Alberto, non è che noi abbiamo modificato lo spettacolo perché volevamo concentrarci sulla molestia, no, tutti questi temi vengono fuori perché sono nel linguaggio, sono in quello che accade sulla scena. Cioè quando tu mi dici è difficile, cioè, essere donna e rappresentare questo, credo che sia una responsabilità ulteriore, e anzi credo che da adesso in poi tutti debbano diventare più consapevoli di questa cosa, e il fatto che questo tema sia emerso nell'ultimo anno e che finalmente se ne parli in modo schietto debba far diventare le donne, le attrici, chiunque, gli uomini, tutti più consapevoli di che cos'è una molestia, perché non è solo un fatto fisico, come in questo caso è anche un fatto di una richiesta, di una richiesta senza contatto, schifosa, no? Che fai a una ragazzina che non ha gli strumenti neanche per dire adesso ti denuncio, perché quella sarebbe stata la risposta. Se lei avesse detto ah sì, adesso io vado un attimo nella hall e dico a tutti quello che mi hai chiesto, brutto porco, questo forse sarebbe stata una delle possibili soluzioni. Però no, purtroppo lei non ha avuto gli strumenti sociali, perché è una donna, perché deve stare zitta, perché... Però ancora oggi molte donne si sentono poi sole in questo momento, ma la cosa più devastante è che le altre donne non le aiutano. Ad esempio, se succede una molestia all'interno della famiglia, c'è una mamma che non dice nulla, e anche questo è grave. E questo io dico, parliamone. Bravo. Questa è la soluzione. Grazie a Dio poi che ci siano spettacoli come questo. Quanto è importante andare oltre gli stereotipi, contro gli stereotipi di cui hai parlato tu? È fondamentale ed è... Change! Allora, andare contro i stereotipi significa andare contro i giudizi e i pregiudizi. E di nuovo torno al concetto dei classici. Cioè, ci sono dei testi, ci sono degli autori che riescono
a dire tante cose senza esprimere giudizi, e questo li fa resistere al tempo, questo li fa risuonare, mi piace questo verbo, ancora a distanza di tempo. È chiaro che ci sono anche testi scritti adesso che diventeranno, che hanno questa capacità, però è molto difficile, cioè ci sono troppi testi che vogliono dire una cosa e dicono quella cosa e pretendono di spiegartela, e dentro i quali tu percepisci tanto giudizio, e che poi magari, e cosa sono questi? Sono spettacoli, sono testi che poi sono destinati soprattutto a far arrabbiare chi la pensa diversamente da te e far sentire comunità chi già la pensa come te. E questo a me non è mai interessato, non mi è mai interessato cantarmela e suonarmela, cosa che però ovviamente è molto difficile, cioè, e per questo vado a cercare quei testi che sono scomodi, quei testi che dicono delle cose profondamente aperte, uh-huh, e che quindi ti mettono contro quello in cui tu credi e ti costringono a spostarti per un momento da un'altra parte. Cioè, questo testo non racconta... dando già una risposta, racconta un fatto che finisce in maniera tragica e non dà spiegazioni, non ha pietà nei confronti del suo personaggio, perché Else non è un bel personaggio, non è che Schnitzler abbia pietà di questa ragazza, perché le fa dire quella battuta devastante in cui lei dice: ma se adesso mi spoglierò i vestiti dove li piego? Come faccio a piegare i vestiti quando vado in camera sua? Quindi no, non posso spogliarmi in camera sua, perché sennò non so dove piegare i vestiti. Allora vuol dire che questa ragazzina è completamente succube degli stereotipi. Cioè, lei deve essere sempre perfettina, deve essere sempre bellina, deve essere sempre a modino, deve essere sempre fatta su. E allora no, dai, mi spoglio qua, piego benissimo i miei vestiti, mi avvolgo nel mantello e vado là che sono già nuda, così non ho il problema di dove metto i vestiti. Allora è chiaro che questo è un modo straordinario di raccontarti lui probabilmente qual è secondo lui il problema, facendolo però in maniera aperta, senza giudizio, buttando lì una battuta che sicuramente arriva, perché dove deve arrivare arriva, ma non te la sta buttando, non ti sta imboccando, non ti sta costringendo a pensarla come lui, ti sta lasciando la possibilità di immergerti dentro al testo e trovare le tue spiegazioni, trovare le tue motivazioni, o meglio ancora trovare te stesso dentro a quel testo, anche nelle tue parti più scomode. La gente arriva a teatro, vede questo spettacolo, empatizza con il personaggio, empatizza col protagonista, si rende conto che dentro di noi, dentro ciascuno di noi, si annida, lontano, represso, nascosto, il mostro. Allora, se tu capisci che il mostro potresti essere tu, sviluppi gli strumenti di difesa. Se tu pensi sempre che il mostro è un altro, che non c'entra niente con te e che tu sei meglio di quello lì, il problema non si risolverà mai. D'accordo. Federica, ti faccio l'ultima. Vai. Change. E poi vi lascio andare, perché hanno appena finito lo spettacolo. E hanno fame. E c'è il tecnico. Era già pronto ad andare a casa. A chi lo consiglieresti, la visione di questo spettacolo? Ma forse... Oggi mi ha scritto una mia amica chiedendomi se poteva portare la figlia di 9 anni. No, non lo consiglierei, perché secondo me sono dei temi, sono dei tabù comunque, cioè si toccano diversi tabù, il suicidio, appunto la nudità, il vendersi, no? Ci sono, quindi sicuramente lo consiglierei sicuramente ai liceali, nel senso come dal liceo in poi. A tutte le età, secondo me non ci sono, anzi, forse prossimamente proveremo a coinvolgere magari anche le scuole, perché secondo me parla di adolescenza, parla esattamente di questo, quindi riuscire a lasciare il messaggio di non stare in silenzio, no? Sì. Non stare in silenzio, certo, e comunque anche credo che un adolescente possa riconoscersi anche nel desiderio. Cioè, nell'adolescenza capita, no, di avere un desiderio di morte, è tutto molto estremo, almeno a me è successo, era tutto forte, no? E appunto anche per esempio gli incontri con il pubblico dopo lo spettacolo, dato che lo spettacolo dura un'ora, quindi certo, voglio dire, è pochissimo, si può stare a teatro ancora mezz'ora e parlarne, ecco, per esempio. Vogliamo dare l'appuntamento, visto che siete in scena fino... Certo, fino al 22, quindi fino a domenica,
non doliamoci. No, no, siamo no, no, Albi, chiediamo come dire. Siamo in scena fino a domenica 22, se le altalene reggono, al Teatro Out Off di Milano, e il mio consiglio è di venirlo a vedere per tutti quelli che pensano di avere delle certezze, perché questo testo, questo personaggio ve le metterà tutte in crisi e ne uscirete più ricchi di domande, che è la cosa più bella che il teatro possa fare. Vi aspettiamo all'Out Off. Quindi La Signorina S con Federica Sandrini, regia Alberto Oliva, Teatro Out Off, Milano. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti.